Devi iscriverti. Quanto tempo sei in Italia? 3 mesi. Forse è meglio che fai però prima un po' di italiano. Andiamo a posto dove devi l'insegnante. È meglio che prima parli con l'insegnante che insegna italiano per gli stranieri. E in quella aula lì. Avanti. Buonasera. Ah, buonasera. Abbiamo un allievo nuovo, prego. Allora, distribuiamo le cartelline. Asma. Anna Maria. Grazie. Bertin. Charles. Trevo. Morad. Allora, per lei una cartellina nuova, come si chiama? Mordin Ubiati. Ok, scriva il suo nome allora e cognome sulla cartellina. Minizia fil Maghrib. Jarba. Finjet? Jet Jelou. Shanti in Ubania. Sono qua in Italia da un anno. Conosce il centro settimo? No, io abito il preferito. Allora faccio un video. Sabato. Tutti i programmi prima. Microsoft Office di nuovo come prima. E aggiungiamo questa volta Excel. Tieni Mattia. Grazie. Che bella questa signora, è tua mamma. Era mia mamma. È morta quando avevo 13 anni in un incidente stradale. Quindi facevi la seconda media? No, facevo la terza media. Poi ho cominciato a non andare più bene a scuola, a tagliare. Ho abbandonato un po' tutto, quindi anche la scuola. E adesso eccomi qua. Sperando che quest'anno sia l'anno buono. Ma sì, vedrai. Non ti preoccupare, che quest'anno ce la fai a prenderti la terza media. Speriamo. Non ti preoccupare, qui è un ambiente familiare. E poi, per qualsiasi cosa, chiedi di capire, ok? L come luna. Come luna. Una, poi K come cane e poi
Costa d'Avorio. Costa d'Avorio, anche Camerun. Camerun, poi abbiamo la P come Prato, ma anche P come Perù. Come Perù. E poi abbiamo altre lettere, per esempio la M come mare, come Marocco. Come Marocco. E poi c'è miniera. Miniera. Come Marocco. Bene, anche miniera. Mio paese mi manca Charles, che cosa è scritto? Del mio paese mi manca? Il mare. Il mare, tu? La musica. La musica, tu cosa hai scritto? La gente. La gente, tu? Il calcio. Ah, il calcio. E tu? Il mio re. Chi è il tuo re? Mohammed VI. Ah, il nuovo re del Marocco. Sì. Mi pare abbia fatto molto per l'emancipazione femminile, così? Sì. Katia, una sì? Lettera per lei. Grazie. Cara Katia, volevo ringraziarla per avermi così ben accolta al CTP. Mio padre continuava a dirmi: Mattia, ti svegli, la prendi sta terza media, ormai sei grande. Quando ho perso la mia mamma, il tempo si è fermato per me. È vero, crescevo e mi spuntava anche la barba, ma dentro non crescevo, oppure non volevo farlo. E poi ovunque andavo mi sentivo un estraneo. Katia, grazie per quel giorno che... quelle parole così gentili ed affettuose. Insomma, quel giorno ho sentito crescere un calore dentro di me. Provavo ancora delle emozioni. Grazie quindi, per quella volta che un ragazzo di nome Mattia, con un grande vuoto dentro, ha potuto sentire l'abbraccio, ormai dimenticato di una mamma. No. Post scriptum. L'anno scolastico si sta ormai concludendo. E sento che questa è la volta buona. La mia promozione la dedico a lei. أتمنى أن يمر الامتحان. أبي سيكون سعيد. يقول لي دائما: ادرسي إذا أردت أن تصبحي شخصا بارزا في الحياة. Io ho promosso, tu no? Guarda, anche io. Dai, andiamo. Mattia, ciao! Come stai? Bene. Hai visto che bravo che sei stato, eh? Normale. Sei stato premiato, bravo. Però adesso non ti fermare alle medie, eh? Tu lo sai del nostro progetto Polis. Adesso controlliamo col lavoro, così piano tutto piano. Questo viene fatto la sera, tu lo sai, il progetto Polis. E allora poi mi farò sentire bene. Va bene, ti aspetto per l'iscrizione. Va bene. Ciao. Ciao Mattia, ciao. Mi raccomando, eh? Sì, sì. Thank you.